Giovanni Battista il ragazzo, figlio di Elisabetta e di Zaccaria, visse nel deserto della Giudea. Predicò con coraggio un messaggio di penitenza e di conversione, preparando così la strada al Messia. Il battesimo di Gesù. Anche Gesù di Nazaret a 30 anni lasciò la Galilea e si recò alla predicazione di Giovanni, poi si fece battezzare sul rione del fiume Giordano e nel battesimo lo Spirito lo consacrò re, sacerdote e profeta. Dopo il battesimo, ci dicono tutti e quattro i Vangeli, Gesù pieno di Spirito Santo fu condotto nel deserto dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Intanto vorrei ringraziarvi per il vostro impegno e per questo servizio, perché si tratta di un'antica tradizione alla quale io per la prima volta partecipo, voi la conoscete bene, e non è uno spettacolo teatrale, ma è un'occasione per riflettere su alcuni misteri della storia della salvezza, che ognuno di voi presenterà poi in un quadro, che presi da soli sembrano dei fatti normali, ma messi insieme raccontano la nostra storia della salvezza. Io direi che anche quest'oggi a Montelebre questa sacra rappresentazione presa da sola potrebbe sembrare, non lo so, poi oggi il tempo ci assiste forse un po' poco, ma vedrete che l'acqua si fermerà, speriamo. Ma messa insieme questo vostro impegno, le vostre storie, le vostre persone sono un aiuto per tutta la comunità e per tutte le persone che oggi seguiranno questa rappresentazione. Sono un aiuto per entrare ancora di più nel mistero della salvezza, nella settimana santa che con questa domenica è iniziata. Quindi vi ringrazio e vi invito anche voi a vivere con questa consapevolezza perché in questo modo sarete d'aiuto per me e per tutti coloro che mi guarderanno. Grazie a tutti. Allora, prima di avviare questa sacra rappresentazione, vogliamo insieme pregare con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla Il Signore sia con voi e con il suo spirito. Vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, buon cammino, buona presentazione, buona predica. Grazie. Un auspicio, un augurio per questa sacra rappresentazione. Ecco, mi pare che questa sacra rappresentazione sia sicuramente la possibilità di una testimonianza e anche di imparare a raccogliere i vari pezzettini della storia dentro un'unica grande storia che è la storia della salvezza. Quindi mi auguro che sia coloro che interpreteranno i personaggi storici, sia coloro che assisteranno, possano fare un'esperienza di questo grande dono che inizia con la Domenica delle Palme, che è la Settimana Santa. Un evento che ormai per Montelebro è storia. Sì, più di 100 anni a questa grande rappresentazione. Per me è il secondo anno che vivo questo momento, molto emozionante, proprio perché non è teatro, ma è veramente vivere quello che è tutti i vari momenti della storia della salvezza, seguendo i vari quadri, come vengono anche descritti e impersonati con quel pathos che ognuno di loro vuole veramente mettere affinché, ecco, quello che fanno sia anche preghiera. Primo o secondo anno da sindaco? Secondo anno, sempre emozionante. Quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Sua Eccellenza il Vescovo qua a Montelebre. Per lui è la prima volta, per noi è una consuetudine che si rinnova sempre, sempre emozionante e ci vigneremo sempre nel tempo.
nessuno riesce a immaginare il lavoro che c'è dietro. No, diciamo che è veramente arduo, noi proviamo insomma a trasmettere con questo evento, con questa manifestazione, tutta l'amore per diciamo, la tradizione che abbiamo legata alla processione dei misteri. Due mesi circa che siamo nel pieno diciamo, della preparazione, ma comunque la processione dei misteri richiede un anno intero di lavoro, tra chi si occupa dei costumi, chi si dedica alla ricerca dei personaggi, chi si dedica diciamo, all'ambito pubblicitario, eccetera. Tutti danno una mano, io sono orgogliosa di essere il presidente di questa associazione della Proloco, dei miei soci e non anche di altri collaboratori esterni che ogni anno diciamo, sono presenti a questo grande evento. Ci tenevo tra l'altro a ringraziare con l'occasione intanto l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, in particolar modo vorrei ringraziare anche il vice sindaco Giusy Ciulla per la sua super disponibilità nei confronti diciamo, di questo evento, tutta la giunta comunale. Ringrazio anche le forze dell'ordine, il comando dei vigili urbani e il comandante dei carabinieri, le associazioni di volontariato di protezione civile che ci danno sempre una mano, tutti i soci che hanno collaborato, i collaboratori esterni, e ringrazio anche Teleiato ovviamente per avere insomma, dato la possibilità a chi sta fuori di vedere questo evento veramente particolare che ci invidiano tutti e che ha una suggestione particolare. Diciamo, prima da protagonista, oggi da amministratore. Sì, prima da presidente della Proloco, oggi da assessore, evento molto sentito, evento unico in Sicilia nel suo genere, tanto partecipato, c'è tanto lavoro dietro e desideravo ringraziare, come diceva poc'anzi il presidente, ma io ringrazio proprio lei, il presidente della Proloco, perché riesce a coordinare solo 400 persone vestiti, quindi dalla disponibilità a dare la parte alla distribuzione dei vari abiti. Sentite come sottofondo le pecorelle, ecco, anche questa è una particolarità, quindi grazie a tutti, grazie ai tanti visitatori che arrivano dal messinese al trapanese, quindi grazie a tutti e buona visione.